Se il giornalista si sente meno accerchiato, meno isolato sul territorio, più libero di mettere insieme fonti credibili, ecco che la verità e la comunicazione sociale ne guadagnano. Che cos'è la comunicazione sociale? Quella con meno mezzi economici, meno capace di asfissiare il giornalista, con ricatti psicologici e di potere ai quali siamo sottoposti ogni giorno, meno compromessa da giochi politici, finanziari e editoriali. In quattro parole, più libera e più credibile. Facciamoci sempre questa domanda: come avvicinare i cittadini ai network? Come rafforzare la rete dei comunicatori sociali, i canali e le connessioni? Orgoglio e coraggio individuale non bastano. Come rilanciare la funzione sociale del giornalista? E se non ci fossero i giornalisti che girassero per le strade, uscissero dalle redazioni e raccontassero quello che vedono, raccontassero la storia delle persone, intervistassero non diciamo le solite cose, intervistiamo il cittadino comune, no? È qualcosa di più, è andare a cercare le storie, è andare a cercare la verità delle storie. Perché il giornalismo sportivo non ha niente a dover essere considerato minore rispetto al resto. Avete libertà totale di raccontare storie, di andare a fare anche inchieste ovviamente, ma di raccontare storie perché è la cosa più bella che ci sia. L'altro giorno leggevo che negli Stati Uniti, nella classifica dei valori, delle grandi attività degli Stati Uniti, quello del giornalista è crollato letteralmente, come, non soltanto come credibilità, ma come tutto. Sempre meno gente non solo crede ai giornalisti, ma si vuole avvicinare al mondo giornalistico. Con Carlo ci siamo messi a lavorare e abbiamo dato vita a una rubrica, Rai Sport Regione, che non raccontava gli aspetti, chiamiamoli agonistici o competitivi o legati alle prestazioni. Abbiamo cercato di andare a scovare la possibilità di raccontare lo sport in una forma diversa, con questa prospettiva sociale di servizio. Tornare a riflettere per un attimo sul senso della nostra professione, su come si svolge il quotidiano, la nostra professione resta un fatto assolutamente positivo. Dovremmo forse tornare a ricordare più volte che ancora prima del mezzo ciò che conta è il contenuto. In fondo il giornalismo, non quello sociale, il giornalismo, l'informazione è andare laddove c'è un pezzo di buio. Stiamo tentando di fare in qualche modo una piccola rivoluzione, non so se ci riusciremo, che è quello dell'incontro con una persona, cioè incontrare veramente una persona, instaurarci un rapporto, diventarci quasi una sorella o un'amica, abitare non il territorio ma proprio la sua vita per 3 giorni, una settimana, e quindi entrare nella vita di queste persone. Non è facile, lo sappiamo, lo sapete meglio di me, però stiamo cercando di farla questa piccola rivoluzione, quindi in qualche modo voi che siete dentro le reti delle strade giornalistiche, aiutateci a sostenerla questa piccola rivoluzione, questo piccolo cambiamento. La crisi della democrazia, l'assenza di profondità e di pensiero critico, la riduzione anche della campagna elettorale a bufale contrapposte, che non è un problema italiano, è un mondo che esprime Trump alla presidenza degli Stati Uniti. E questa è la dimensione del problema che abbiamo davanti, che non risolvo con l'appello al singolo cronista, se non comprendo che è lo schema di ragionamento che ci circonda in questo momento. Perché quando spelacchio diventa l'essenza e la povertà è cancellata e non è un problema soggettivo puramente, vuol dire che a forza di dire che il secolo non è ideologico, stai vivendo nel secolo più ideologico. La scorta mediatica non è uno slogan, significa, vediamo se riesco a dirlo bene, in realtà è una frase non mia, è Claudio Fava che ripercorre la storia di suo papà Pippo Fava e dice: guardate che alcuni di quelli che sono stati ammazzati, mio papà, ma anche Giancarlo Siani, ma anche Peppino Impastato, chissà quanti ne dimentico, ma non voglio fare un elenco, dice, sono stati colpiti perché il problema non è organizzare una manifestazione di solidarietà. Il problema è quando un cronista è a rischio perché ha svelato un copo, perché fa un'inchiesta sui paradisi fiscali, perché fa un'inchiesta sulla mafia, su quello che volete voi. Il problema è mettersi sulle spalle le loro inchieste,
Scorta mediatica significa che può farlo ciascuno di voi nel suo blog, nella sua rete, nella sua realtà WISP territoriale, in queste straordinarie comunità e mondi vitali che esistono, e dire: guarda, noi riandiamo sul posto. Io la metto come proposta sul tavolo, perché a me piace lavorare per il presidente del WISP. Non mi rivolgo solo ai giornalisti, mi rivolgo alla Federazione, all'Ordine, all'Usigrai, al lavoro straordinario che Maiorella fa col giornale Radio Sociale. Si può ipotizzare, direttore, tu l'hai fatto in modo straordinario con il volontariato, una settimana o addirittura un appuntamento fisso della TGR, ma che si cominci proprio ad avere uno spazio su un mondo vastissimo che c'è. Esistono anche nel mondo del WISP, ma anche in molte realtà editoriali. Spesso non hanno accesso, sono considerati mondi antichi, mondi dimenticati. Io penso che una settimana della TGR o un appuntamento fisso in cui questo mondo del volontariato e della gratuità che esiste. Vedere il contesto nel quale noi stiamo vivendo come persone, prima ancora che professionisti impegnati in tanti ambiti, qual è il contesto che noi viviamo? Il contesto che stiamo vivendo non è nato così a caso, ma è frutto di un lavoro scientifico di impoverimento culturale e umano. Scegliere vuol dire anche sottrarsi, per quanto possibile, a dei ritmi che non ci viene chiesto. Non ci viene chiesta un'adesione, ci vengono imposti. E allora lì è la lotta quotidiana, sottolineo il termine lotta perché è difesa di uno spazio di dignità e di libertà. Se Facebook fosse una nazione, sarebbe la prima nazione al mondo. Non leggere su Wikipedia che è al terzo posto. No, no, è la prima nazione al mondo, seguita peraltro da YouTube. E uno dei problemi è appunto anche questa distanza tra espressione dell'io, cioè il pensiero che il giornalista sia qualcuno che sia in grado di poter esprimere al meglio le proprie opinioni, al problema invece della comunicazione. Comunicare è una cosa un po' diversa, è condividere e sapere che c'è un qualcun altro che ci deve leggere, ascoltare, ma col quale noi dobbiamo partecipare alle cose che riguardano tutti noi. Dopo 10 anni dal 2008, dalla crisi della Lehman Brothers, dalla grande bolla, dalla crisi economica, da quella crisi che sta trasformando non soltanto i rapporti economici sociali, ma anche appunto i rapporti relazionali, no? Il sentirsi, la dignità, come diceva Padre Lavanna, di ognuno di noi, lo sport, e ancora meglio, lo sport sociale in questo paese, nel 2018, dove lo vogliamo mettere? E soprattutto guardando in prospettiva nel ruolo del terzo millennio, che ruolo deve svolgere lo sport sociale e quale, diciamo, punto della classifica, dei valori complessivi, delle politiche pubbliche e dei valori di ognuno di noi lo vogliamo mettere. Se lo sport è sociale in sé, la domanda che io faccio ai rappresentanti delle politiche pubbliche che riconoscono la fiscalità di vantaggio: se io nel costruire il mio percorso legittimo del medagliere, dei grandi trofei, delle grandi prestazioni, non do una possibilità di inclusione, di partecipazione piena al mio figlio, alla mia figlia, ai nostri figli, perché seleziono la capacità di portarsi a casa quel trofeo, tutti coloro che rimangono dietro. Qual è la ricaduta sociale? Noi siamo a disposizione per farci conoscere, per mettere anche a nudo i nostri limiti, ma con quest'idea chiara: il valore sociale, le nostre società sportive di base e le società sportive del paese, grande giacimento sociale a disposizione delle comunità per migliorare la qualità della vita di ognuno e di tutti. Grazie davvero.